Bene, buonasera a tutti e benvenuti. Sono profondamente onorata, questa per noi è veramente un'occasione preziosissima e quindi con grande orgoglio e molta emozione do il benvenuto a Oksana Liniv, la nostra splendida direttrice dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Con noi questa sera, come potete vedere, abbiamo un interprete d'eccezione. Terzo incomodo. Che quando ha saputo di questa iniziativa, di questo evento, di questo incontro, mi ha subito detto: io sono a disposizione, per me sarebbe un grande onore. E quindi ringrazio anche Nicola Balestri. Grazie. Ballo. Bene, cara Oksana. Iniziamo questo nostro incontro cercando di fare una panoramica sulla figura femminile nella musica e nell'arte, partendo anche dalla tua storia. E inevitabilmente concluderemo questo nostro incontro con alcune considerazioni sulla situazione ucraina, sul conflitto Russia-Ucraina, Russia-NATO, Russia-Europa, e quindi insomma penso che questa sarà una splendida occasione per noi per approfondire attraverso i tuoi occhi e la tua storia quello che sta avvenendo nel mondo, sia della musica che delle donne che della geopolitica. Ok, Oksana, la prima domanda che ti vorrei fare è legata alla tua storia di bambina. Quando tu hai incontrato la musica? Quando è stata la prima volta che hai ascoltato qualcosa e hai sentito lo stimolo, la passione di cominciare a studiare da dove venivano quelle note? So, buonasera. I was born in a musician family, so all my parents a musician, but also my grandfather also was a conductor. No, Dido. Yes, he also was conductor, chorus master in small village, and everybody has very nice voice to sing. Okay. È nata in una famiglia di musicisti. Suo nonno era un direttore di coro e tutti i membri della sua famiglia avevano una bella voce. Quindi nasce tutto dal canto. So everything starts with the voice. And from my childhood, everybody was singing. For every fest, Sunday, when friends are coming to us, for every birthday, or Natale, or so every. Sì. Everybody was singing, and for me, I didn't imagine that there is possible to live in the world without music. Quindi tutti i membri della sua famiglia, I can't speak without the microphone because everybody can hear me. Tutti i membri della sua famiglia in ogni occasione, in ogni festività, celebravano con il canto, e quindi per lei è stato impossibile pensare un'infanzia, una vita senza la musica. Unsere Haus, wo meine Eltern sind, I was born in the my home city is very, very small. This is also the native city of Josef Roth, famous Austrian writer. And there is beautiful garden around the home. From one side is the field with the forest, and from another side also forest. So as a child, I felt very, very free just to be in the nature, to be happy as a child, far away from big cities. Ok, nella sua infanzia è nata in una piccola cittadina dove è nato anche Josef Roth, uno scrittore austriaco dell'impero austriaco, e è nata in mezzo alla natura, si è sempre sentita molto libera di potersi muovere senza limiti, quindi una vita molto differente da quella che è nelle grandi città.
And also as a child, I was always visiting a rehearsal of my parents because, for example, I had to walk to music school 3 kilometers from my home, 3 kilometers. But with 5 years, I started to study in music school, also piano, singing, music theory. And sometimes after my lessons, I was waiting to go home together with my parents because it was already late and dark, and I was hearing the rehearsal, how my father was conducting chorus or my mother was singing also in this chorus and or different concerts. Okay, quindi quando lei ha cominciato a studiare musica nel conservatorio della sua cittadina, assisteva anche quando finiva i suoi studi alle prove dei suoi genitori che dirigevano il coro o cantavano, quindi era una giornata 3 chilometri. Ed era tutto, ma mi sentite uguale? Fantastico. E doveva camminare 3 chilometri da casa sua al Music College, che è il nostro conservatorio. Quindi, impossibilitata quando era buio a tornare a casa, doveva rimanere lì, aspettare che finissero i suoi genitori. But for me was very big difference to compare the atmosphere, the connection in my family and in the families of other my friends from my school. Their parents was not musician, they are not musician. So for me it was so just a big difference because we was singing, weren't we are working, or we was preparing some project, or we did, I don't know, very creative and very friendly and very everybody was very happy. And when I was visiting my friends, it was completely another situation. The people was like very closed, every doing with their homework and nothing like this spirit of no joy or yes. Happiness and creativity. E lei ha sempre sentito la differenza tra la sua famiglia, che era composta da musicisti, quindi creativi e gioiosi, e vedeva una grande differenza con le altre famiglie dei suoi amici, dove erano tutti molto più seri, quindi insomma 100% nella musica. So also when I was 3, I was asked in children's garden what I would like to do later when I will grow up, and for me it was very clear decision, I will be musician. And also my husband will be musician too, because I would like to and have my, again my kids, like my kids, like, yes, because okay. I like to repeat the same model as my parents. Same pattern, okay. Praticamente per lei non esiste una vita dove chi ha a che fare con lei non sia un musicista, che è comprensibilissimo. Quando le chiedevano all'asilo cosa vorrai fare da grande, cosa farai da grande, per lei era una domanda che si rispondeva praticamente da sola, ed era: io farò la musicista come mio marito, come i miei figli. But after when I was student, it was that the decision what clear or what exactly which profession I will do, because I loved to sing in choir. I had also very nice voice because I was all my life singing. So it would be possible that I study like to be singer. But also I had piano, so it was possible to study, continue with piano and to be like music teacher in music school like my mother, for example, or chorus master like my father. But I decide orchestra for the better. I think you took the very best decision ever. E fondamentalmente era, cioè, essendo nata e cresciuta a pane e musica, a un certo punto doveva decidere che direzione prendere. Poteva essere una pianista, poteva essere un insegnante, poteva essere una cantante, poteva essere una direttrice di coro. Quindi si è trovata a un enorme bivio e ha deciso di fare la direttrice d'orchestra. Quindi decisione molto audace, molto complessa. Yes, but this everything was possible because I
tried to conduct orchestra in music school when I was 16. Ok. Sì, e questa decisione è stata presa anche perché la sua prima esperienza come direttrice l'ha avuta a 16 anni, quindi molto, molto presto. Grazie. It was very interesting because we were, everybody was student and player student and conductor student. And for me was very interesting experience to see that, you know, we are with you friends, but you go to conductor stand. Yeah, the roles change. And orchestra, you know, and there is authority and everybody is doing what you said, but by next conductor, nobody hearing and nobody doing what they said. And it was a very interesting question for me. What is the quality of conductor? Why? Because we know everybody, each other, we are same age, everybody, but this works and this not works. Okay, I conducted for the first time at 32 and for the first and last time because I had an exam of conducting. No, le volevo dire anche un po' la mia esperienza. I don't want to steal the scene, but I have my little stories. E quindi ci ha raccontato di base che nella sua prima esperienza come direttrice d'orchestra ha capito che era una questione di costruzione nel tempo, di capire cosa fa la differenza, perché è molto difficile capire come avere l'autorità giusta e gli strumenti giusti per dirigere così tante persone che hanno la tua stessa età e in quel caso erano proprio compagni di classe, quindi ha avuto questa prima esperienza forte nel mondo della direzione. So, and it was very interesting for me to understand in that time, very young time, that to be a good conductor, not enough only just to know the score and just to feel the music, to love the music, but something like leadership. Human, more human. Leadership, this is like that you have some charisma just to influence another people. Sì, esatto, quindi riattaccandoci al discorso di prima, ha toccato con mano il fatto che per essere un buon direttore d'orchestra non è sufficiente conoscere bene la partitura, essere amanti ed esperti di musica, ma ci vuole anche un elemento umano di leadership e di carisma, le uniche due parole che sono uguali tra l'inglese e l'italiano, che fanno la differenza. Ed è una cosa che si costruisce nel tempo, non è immediata, è una sorta di scoperta su campo. But when I tried, when I decide to try to go to study this profession, my parents was completely against, this idea. What they would like you to do instead? Choir, music teacher, like okay. In music school. Something more stable. Oh, ok. Quindi ovviamente i genitori, perché c'è una musica all'interno della musica, quindi i genitori quando hanno saputo che il suo desiderio era quello di diventare e di percorrere la carriera di direttrice d'orchestra, non erano assolutamente d'accordo, avrebbero preferito che Oksana diventasse un'insegnante o comunque una carriera più definita, più stabile. They said this is too crazy idea because will be no orchestra who will invite me to conduct. Ok, hanno detto questo non succederà mai perché nessuna orchestra ti inviterà mai a fare la dirigerla. Also in Brode nessuna orchestra in my hometown. Ok, e ovviamente nella sua cittadina dove non c'erano limiti, c'era la foresta e c'era tutto, ma mancava l'orchestra. And it was very long way, very also alone, because this is very special feeling when everybody don't believe to you, okay. But you have one idea and you are just like try to hidden this idea and try to follow this like one star, goal. One light, yes, one goal, and to go through, yes.
Sì, quindi è stato un percorso molto complesso perché quando nessuno crede in te o almeno nessuno ti appoggia per le scelte che fai, mentre invece tu hai l'obiettivo molto lontano ma molto chiaro in quello che vuoi fare nella vita. It was many, 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 many different steps where I had tried, and my decision was to look around and to use every smallest chance which I can use to, you know, to make next steps. To improve, yeah, exactly. To improve, yes. Quindi lei ha deciso come sua strategia personale di guardarsi intorno e ogni singola opportunità, ogni singola occasione di utilizzarla per migliorarsi, per rendersi più forte in un percorso complesso come quello che aveva deciso di percorrere. So I did many different projects with money, senza money. I was paid my colleague student just like to play some money. Project. So I mean, when nobody invite me, I will invite musician just to speak with my friends. Please, can we do one student project, small concert? We will organize I was organizing for myself. I did fundraising with sponsors just to organize small orchestra and just to play. To make things happen, basically. Sì. Quindi il suo percorso è stato anche fatto di momenti in cui o le cose succedevano o lei le faceva succedere, in base a quello che ha detto. Non ha mai perso un secondo del suo tempo per aspettare che accadessero cose, quindi fundraising, quando veniva chiamata a dirigere andava, quando non veniva chiamata chiamava lei i musicisti, organizzava eventi nel suo paese o nei posti in cui si trovava, quindi insomma sempre una voglia di far accadere le cose, to make things happen. My biggest success to that time was the final third prize of Mahler International Conductor Competition in Germany. Ecco, questo è un enorme traguardo perché ai tempi vince il terzo premio per il concorso. Nella musica classica ci sono un sacco di concorsi dove si presenta della gente estremamente preparata ed esistono dall'Ottocento, quindi non è una cosa nuova, è una cosa costante che succede. E Oksana vince il terzo premio della direzione di Mahler. Mahler Competition, concorso Gustav Mahler. Della Mahler Competition. Condurre Mahler è molto difficile. Yes, and I was only alone one woman in the finale from... Ah, ok. L'unica donna, poi arriveremo anche qua, l'unica donna nella finale. Congratulations, by the way, with Symphony. Ok. But also when I decided to go to this Mahler competition, everybody, also my professors, said nobody will take you. Don't go there because this is big mistake. Nobody will take you seriously. Okay. Okay. You know? Quindi fondamentalmente quando lei ha deciso, ha avvertito che sarebbe andata, perché la decisione l'aveva già presa praticamente ancora prima di nascere a questo punto, quando ha comunicato ai suoi insegnanti che sarebbe andata alla Mahler Competition, le hanno detto non ci pensare neanche perché non ti aprono neanche il cancello, invece ha vinto il terzo premio. So for me most important things was first to believe in my dream, that I love music so much that without music I cannot imagine how to live, so I have no way other way for me. This was first thing. Okay, prima cosa, I will do it step by step. Quindi nel suo modo di pensare al primo posto c'era il fatto che credeva nella musica e senza la musica non aveva alcun tipo di visione del futuro.
Second, credere nei sogni. Second moment was to be open inside, to have open feeling, like intuition, like come un cane, just to observe, you know, just to have the feeling with whom I can speak, who can give me some advice, some information, or where I can go, you know. I was never counting like with intellectual, but always with witty, yes. You would say. Quindi l'ingegno era la sua, e l'intuito, esatto, ingegno e intuito, quindi cercare di capire quali situazioni fossero formative per una carriera così complessa, e quindi analizzare tutto quello che succede a livello musicale e empatico nella propria vita, che è molto importante. And third was that I was ready very hard to work. So when I saw the possibility, also very complicated thing, which I never did, I said yes, I will, and I was working for day and night just to. And that's important. To do this. That's very important because it takes a lot of time to achieve these things. Quindi anche la disponibilità a lavorare sodo, fondamentalmente, in poche parole, perché è difficile preparare musica e preparare degli spettacoli, quindi la disponibilità da subito a lavorare duro e a impiegarci giorni e notti, dedicarci tutto il proprio tempo. And so step by step now I'm here and I was first woman in Bayreuth and now I have invitation London Philharmonic, Bologna, Covent Garden, Metropolitan and Covent everything. Garden. E quindi step by step, quindi passo dopo passo è qui con noi e siamo molto onorati, io sono anche molto emozionato e non voglio rubare la scena, però è stata la prima donna in Bayreuth, è stata la prima donna a Covent Garden ed è la prima donna a Bologna, quindi a casa nostra. And now most important thing that I am trying to communicate this to young people, to young generation. That's very important, yes. To, because I try to show my path and to say, please don't hear to nobody, just go, just do what you believe in, what you need. Exactly, follow what you have in your mind. Imagination. Yeah, exactly. E quindi una delle sue più importanti missioni adesso è quella di dare l'esempio ai più piccoli, di seguire i propri sogni e di non ascoltare troppo quello che gli viene detto attorno, perché lei più o meno ha fatto così e si fa testimone di questo modo. Beh, intanto veramente grazie, ci sono tre elementi che mi hanno molto colpita di questa storia. Il primo è l'approccio gioioso alla musica, cioè l'approccio gioioso alla vita e il fatto che ci fosse questa sovrapposizione che tu hai percepito fin da piccola tra la musica e la felicità, sì. La musica e la gioia, la musica come componente di un carattere, non soltanto come elemento esterno di cui godere o da studiare. L'altro elemento che insomma ci fa capire che le cose non accadono per caso, a proposito anche del messaggio da dare ai più piccoli, è che lei aveva e ha un sogno e lo ha portato avanti nonostante tutto, quindi nonostante le dicessero che non poteva funzionare, nonostante le dicessero che non era per lei, che nella sua città non c'era un'orchestra, eppure lei ci ha creduto e nel crederci è stata pronta al sacrificio. Perché quando lei dice giorni e notti, io studiavo giorni e notti e quando anche vedevo delle cose molto difficili e molto complicate, mi ci mettevo perché sapevo che ce la potevo fare, questa ostinazione, tipica delle donne peraltro, è vera dei musicisti. Certo, ballo, scusa, certamente. Certamente ballo. Non sia mai. Però questa ostinazione, questo desiderio di riuscire a portare a compimento un sogno e di fare della propria passione la propria vita è quello che fa capire appunto anche ai più giovani che certamente nulla accade per caso, che la passione è la guida di ogni cosa e che ogni tanto bisogna anche rompere dei tabù, rompere l'ordine precostituito.
E quindi mi rifaccio a una seconda domanda. Questo primato femminile che tu rappresenti, hai una storia bellissima, e al contempo però è una storia anche costellata di fatica e di sacrificio. Perché per le donne non è sempre stato semplice, non è mai semplice per le donne, diciamo così. Non lo era in passato, progressivamente cerchiamo di dare più opportunità alle ragazze e alle bambine, di dire che possono fare nella vita quello che sognano, perché peraltro quello che diceva Ballo prima è vero, cioè la direzione d'orchestra non è una, diciamo così, non è un'attività da musicista e basta. Lei quando raccontava del fatto che si fosse così appassionata della direzione d'orchestra da così giovane, raccontava una cosa, cioè le diceva: io vedevo che lo stesso gruppo dei miei compagni, quando dirigeva qualcuno, lo riuscivano a seguire e quindi ne comprendevano l'intenzione, l'autorevolezza, il carisma, eccetera. E poi la stessa un'altra persona nella stessa orchestra, che conosceva perfettamente le partiture, che era altrettanto appassionato di musica, ma non riusciva a tenerli insieme. Quindi quello che le ha, come dire, aperto un altro canale, non era solo quello dello studio e della tecnica, ma era anche quello della comprensione umana di a che cosa i musicisti reagivano nel momento in cui li guidavi. Che cos'era quella cosa che non si studia soltanto, ma che si ha in qualche modo e si può coltivare se uno ce l'ha. Tutte queste qualità incredibili in una donna che sceglie di fare una professione tipicamente maschile. C'è un dato interessante sul primato femminile che le rappresenta, ma anche sul primato finalmente della meritocrazia. E allora c'è un dato interessante. Alla Filarmonica di New York, fino agli anni 70, i musicisti erano quasi tutti uomini, anzi solo uomini. E a un certo punto questa situazione era diventata talmente anacronistica e anche pesante e anche discriminante per le musiciste, che ci fu un'avvertenza legale, tanto che si decise di fare le audizioni alla cieca, cioè di fare le audizioni con un paravento davanti per cui non si vedesse effettivamente, la blind audition, per cui non si doveva vedere chi stava suonando, bisognava solo ed esclusivamente valutare la capacità e il suono. Bene, nei primi anni 80, questo avviene negli anni 70, già dai primi anni 80 nei nuovi ingressi, tenete presente che gli ingressi in un'orchestra sono rari, perché chi entra e diventa musicista di un'orchestra generalmente lo fa fino alla fine della carriera, e quindi quando però cominciarono ad aprirsi gli spazi nei primi anni 80, gli ingressi mano a mano diventavano al 50% femminili. E oggi la Filarmonica di New York ha nell'organico il 45% di donne, in 40 anni il 45% di donne. Quindi è stato un percorso lungo, faticoso, fatto di sacrificio e di grande ostinazione, che è quella che ci ha mostrato anche nei suoi racconti Oksana in queste parole. Ti chiedo questo: al netto dei tuoi professori che ti hanno detto non ci provare neanche ad andare a fare il concorso, eccetera, tu hai mai avuto invece anche da parte dei colleghi o da parte del sistema, ci sono degli episodi di discriminazione che tu hai vissuto, e questi, a questi, come hai deciso di reagire, come hai reagito? Se dovessimo dire alle nostre ragazze, perché dire credete ai vostri sogni, siate pronti al sacrificio, è giustissimo ed è giustissimo per tutti. In più per le nostre bambine, per le nostre ragazze che magari vogliono fare una professione che ancora è insolita per loro e si troveranno sicuramente qualcuno davanti che dirà loro che non è un mestiere per donne, che saranno sicuramente meno brave. A te è successo? Ci sono stati degli episodi che ti hanno ferita e in che modo li hai superati? Did you understand? Okay. Ho capito, grazie. Yes, it was, yes, different episodes, more than less. So the most ironic or a little bit cynic commentaries, what I hear it was from the colleagues, from professor who is doing with you masterclass, maybe from other conductor, like
For what you are doing this, you will nothing to do with this diploma later. You will looking for other profession. You will you mostly in academic yes from like classical musicians. Okay. Yes. But what made me like why I believed, still believed in my past, because I never hear it such a comments from musicians from orchestra this which I am conducting, you know, never in my life I hear it after my rehearsal that somebody come to me and just said, you know, look what you will do in your life because it doesn't work with you. Okay. You know, it's mostly bullying from the teachers, like, from the snobby teachers, snobby or like jealousy or I don't know some like I understand. Allora, fondamentalmente Isabella le ha chiesto che episodi di discriminazione ha avuto. Quello era in italiano. Sì, e stavo introducendo la risposta. Fondamentalmente, che questo lo confermo anch'io, nel mondo della musica e soprattutto della musica classica c'è tanto bullismo, c'è tanta invidia, c'è tanta competizione e ha sempre ricevuto delle critiche nell'ambiente accademico da parte di professori e colleghi. Però ha detto che nel suo operato non ha mai ricevuto critiche nel suo lavoro dai musicisti dopo aver diretto della musica, quindi non ha mai sentito pareri discriminatori nella sua attività, sempre da parte di colleghi e insegnanti. Yes, but one episode was very hard. Okay. So it was a masterclass in Leipzig, Musikhochschule. Una masterclass a Lipsia. This very famous conductor Kurt Masur. Okay. And I appreciated a lot his his conducting, his recordings. I was always studied with this recording, and I was happy to do this masterclass with Kurt Masur. So it was very expensive for that time masterclass for me. I had to pay for active participation like around 350 euro for 4 days masterclass. Okay. Allora, un episodio che adesso ci racconterai è stato in una masterclass. Le masterclass sono delle lezioni aperte che fanno, in questo caso, un direttore molto famoso in delle città, spesso all'estero, quindi richiedono dei costi di partecipazione, di spostamento. Lei è andata molto entusiasta a Lipsia per questa masterclass di direzione. And then the participation of the student, it was like maybe 100 students who wanted to be active participator, and before we need to do audition with orchestra, and Kurt Masur look everybody and he chose with whom he would like to work. Quindi partecipare a questa masterclass c'erano più all'incirca 100 e passa studenti from whole Germany, from every da tutta la Germania, from all Europe, I guess. Ok, let's put it like this. Quindi avevano tutti il desiderio di partecipare attivamente a questa masterclass di direzione, ma il direttore selezionava solamente quelli che gli interessavano di più. Quindi di tutti questi 100 venivano selezionati solo quelli che, a detta sua, erano all'altezza. So in the first day I was very surprised when he said he will work with me in active participation. We were 10 students, 9 boys, 9, and only me alone. Ah, okay. E quindi lei era molto stupita del fatto che durante il primo giorno lui selezionò solamente 10 studenti, di cui 9 erano maschi e una era Oksana. And his first question to me was, you have very good technique, where you have studied before? Ah, ok. E la sua prima domanda, Oksana, fu: hai una tecnica che mi piace molto, molto buona, e dove hai studiato? And I said in Ukraine. He was surprised, a lot of surprise. German. E quindi lui, lei disse, rispose, ho studiato in Ucraina,
e lui era abbastanza stranito da questa cosa. So we started this masterclass, I paid this money, but next day started really like horror. It was terror from his side. Ah, ok, quindi cominciò questa masterclass, ma il giorno dopo c'era terrore da parte sua. Because it was very clear, so he had to that time he was very sick, he had Parkinson. Ah, ok. Very often, for example, that when young boys, when young student men was conducting, he was sleeping, like this. Sì, quindi, well, that happens in masterclass. So you want to go, you meet your idol, and then he doesn't want to do that. Okay? Yes, but when after I had to go in front of orchestra. He was immediately wake up and he was so angry to me that I was so afraid just to do something that it was like I was trying just to stay and just to put my hand to give the beginning one upbeat for the orchestra. No, and so she was just so screaming, so aggressive that everybody was shocked also in orchestra because it was also student orchestra and they just look to me what they have to do. What's wrong? Yeah, exactly. Quindi fondamentalmente questa masterclass dalle stelle crolla il giorno dopo perché il direttore era molto, cioè aveva una salute molto instabile, quindi alternava dei momenti in cui dormiva e non guardava gli studenti. E guarda caso, nel momento in cui Oksana sale e prova a dirigere, viene aggredita. Immediatamente da questo direttore e senza che nessuno abbia capito bene il perché, cioè già solo a dare il primo battere del movimento erano già urla e sia l'orchestra che lei non capivano bene cosa stava succedendo. And he did also very sexistic comments like what are you staying there, you look too sexy, nobody will deal with you seriously and so something like this. And in that time I was small student, so you know, like 12 years vegetarian, very smart, very big fear, just you know, everything just like boy, so my dress was like boy and I was very afraid because of him, because he was very big and very aggressive and sick. So it was really big, very big stress for me in that moment. Ah, ok. E quindi niente, ha cominciato a ricevere anche commenti sessisti, cosa fai lì, ti guarderanno sempre per qualcos'altro. Quindi insomma è stato un momento molto, molto difficile per lei, che giustamente mi dice avevo 12 anni, ero molto non ero così vistosa come lui mi additava, quindi fondamentalmente forse una persona che non stava molto bene. The most painful was that in that moment you really don't know what you have say, you know, because this is big maestro, you have big respect to him as a musician and also as a professor, and in front of me whole student orchestra Leipzig Music Academy, behind me whole with public like 500 people is coming also from Germany, professors, docents. Everybody is sitting and you are staying in front and he is just screaming with his sexistic comments. Ok, quindi è stato uno dei momenti più stressanti della sua carriera, perché questo maestro enorme che lei stimava tantissimo cominciò fondamentalmente a dirgliene di tutti i colori davanti a un'orchestra, un pubblico composto per lo più da addetti ai lavori, quindi professori, musicisti, e quindi insomma l'ha vissuto molto male. Now it would be possible to go to Anwalt just that he would pay for me penalty for this terror. Okay, sì, oggi si potrebbe denunciare. Yes, but that time was a little bit other, and my professor, my real professor, my teacher, he said, please just don't
don't take this too close to you because he is from other time, like from other generation. Don't take it personally. For him, this is not acceptable to see you in front of the orchestra. Yeah, it's not acceptable nowadays to say don't take it too personal. Yes, but for me it was very hard because you know everything. I was very happy to do this masterclass. For me it was very important to conduct the orchestra because every step. Second, it was very expensive. I have paid. This was like my month's money, salary, stipendium to do only 4 days to conduct this orchestra. And the program was very important for me. And so I was every evening just singing how I can, what I have to do. But I thought, no, I will stay and I will conduct. And I was just taking my old character. I will survive this. In music. Quindi abbiamo sentito l'episodio praticamente più complesso. No, but this is not the finale. The finale was for me, you know, the even most incredible because 4 days he did terror, but in the fifth day we had to have public concert with press, with nice, you know, dresses and stage, fantastic concert, and I was also conducted in this concert. And in the finale, when we received the big applause, also me received big applause of public. He was just coming to me and like, you know, this like, you sweet baby, yes, my. And this was the moment for me, really incredible, this show, you know, before the public in the concert, to do this show, like, yes, please look, so a successful small girl can conduct, but in 4 days before, completely other way with mayhem. This, yes. To destroy my, you know, everything. Quindi il finalone è che di questi 4 giorni di masterclass, al quinto c'era il concertone finale e lui si è trasformato e l'ha trattata benissimo, l'ha anche elogiata, senza che lei capisse benissimo il nesso tra la devastazione dei 4 giorni prima e l'elogio del quinto giorno. Do you think he made it on purpose or just plain crazy? I think it was show for the public. Okay, he wanted to display. Just to have more. Sì, probabilmente voleva fare l'ipocrita che si faceva bello davanti al pubblico. Beh, is he dead? Signore, per favore. Did you kill him? No. Okay. No, but I can say that it was such a stressful days for me that I have the CDs, video CDs from masterclass until now. I have to look in my archive, but it was never possible for me to look inside again, just to you know, to have the situation again in my memory. Okay, sì, lei ha dei video di questo episodio, ma non è mai andata a riguardarli. Da qualche parte sono. C'è da dire, ecco, su questo episodio in particolare, la cosa che colpisce è che lei fa il sacrificio perché fa un grande sacrificio economico, ha una grande aspettativa perché era il suo mito, lei racconta che lo ascoltava, aveva studiato sulle sue registrazioni, insomma, era per lei veramente l'incontro con un idolo e invece durante quelle giornate con quegli urli che lui aveva fatto davanti a tutti eccetera, lei però si è trovata a un bivio a un certo punto, cioè ha detto cosa faccio io, me ne vado perché aveva, cioè, ha detto un'altra cosa in realtà. Sopravvivo a questa cosa o sopperisco? Esatto. Sopravvivo, bravissimo. E poi un'altra cosa che ha detto è che la prima cosa, questo è tipico, la prima cosa che lei si è chiesta è che cosa ho fatto di male, cioè dove ho sbagliato, perché ho ottenuto questa reazione? Perché la prima cosa che effettivamente a una donna accade in qualunque tipo di forma di discriminazione è subito mettersi in discussione. Cioè, che cosa ho sbagliato? Dove mi ha visto fragile, debole? Cosa posso avere fatto per suscitare questo comportamento, no? Quindi è una forma, la prima forma è proprio quella, nelle piccole come nelle gravissime cose, è quella di
colpevolizzarsi, trovare la colpa su di sé. E lei oggi qui dice: ma com'era possibile? Lui aveva detto delle cose su di me, dice: non ti guarderanno mai perché sei una brava direttrice d'orchestra, ma ti guarderanno perché sei una donna, perché hai c'era una certa fisicità. E lei subito cosa ha pensato? Ma come? Ma io ero magrolina, ma come? Ma io, ecco, cioè vegetariana, vegetariana, mangio carne, come potete, esatto, esatto, cioè come a dire, ma com'è possibile, come può essere vero? E correttamente anche chi poi l'ha sostenuta le ha detto: guarda, non farti entrare queste cose dentro, non pensare di avere tu qualcosa che non va, perché è una persona che viene da un'altra generazione. Però questo ce la dice lunga, cioè è una persona che viene da un'altra generazione, per cui era abituata a che fare solo con direttori uomini, con i quali non si sarebbe mai permesso di avere questo comportamento. E anche la chiusura finale del brava, della carezza, in eccetera, pubblico, in realtà è anche un fare abbastanza paternalistico, se ce lo vogliamo dire, per cui era un tentativo di apparire amorevole nei suoi confronti, ulteriormente però rimarcando questo approccio di, come dire, di superiorità nei confronti. Yes. But this situation for me, I observed this many many years, that for example when young, because conducting is very hard profession, very complicated. So now, but nobody can good conduct immediately after the studium, because when we compare, for example, with strings, yes, with violinists. Violins can practice his instrument at home for 7 hours, yes, every day, or pianist, yes. For student conductors it's very, very hard, because you have, for example, in German Academy, you have pro semester, pro 6 months, maybe 2 times orchestra, 20 minutes. At your disposal, yes, exactly, so little time. Allora, seguitemi, giustamente lei dice che per diventare e per fare pratica come direttore d'orchestra il percorso è molto più complesso rispetto a quello di uno strumentista, nel senso che un violinista può chiudersi in camera, studiare 6 ore al giorno. Un direttore d'orchestra, questo lo confermo anch'io nel mio piccolo, di quello che so, ha all'interno di un conservatorio, comunque nel suo percorso di studi, a sua disposizione l'orchestra magari 2 volte in un semestre per un'ora, 2 ore. Quindi cioè non basta la preparazione accademica, c'è anche una costruzione di esperienza che va fatta nel tempo e con grande determinazione. And so this is the thing why young conductor on the beginning is nobody really good, because you need just experience with different orchestra in different repertoire. How I conduct Beethoven, how I conduct Tchaikovsky, how I do opera, how I do chamber music, this is everything different. You have to just do and try, and of course you will do also mistakes, and you have to grow up and improve yeah, yourself. The only one was Mendelssohn, that he had his own orchestra, do you know that? Yes. Quindi fondamentalmente anche un giovane direttore d'orchestra non potrà mai essere subito un fenomeno, non esiste questa trasformazione immediata nel percorso del direttore, è sempre una pratica che si ottiene col tempo e, ripeto, con la determinazione. Yes, but very often I saw that this situation, when young boy is 20 years old is conducting, everybody say he's so talented, but he's very young, he need just more years to do. But when young girl is trying to conduct, she cannot because she's woman, you know, this difference you can really see from the beginning, you can notice just clearly. Lei dice che si può notare la differenza di atteggiamento nei confronti magari di un ragazzino di 20 anni che dirige un'orchestra, e dicono: oddio, non è un granché, però si farà le ossa. Mentre invece la stessa cosa se succede ad una ragazza ma non è bravissima, appunto, è a capo. Bello, so che prima abbiamo parlato insieme del fatto che Oksana ha diretto il teatro di Wagner. Sì.
E tu mi hai raccontato un po' di cose che mi piacerebbe raccontassi al pubblico e facessi un po' di domande anche a Oksana in proposito, perché lei ha diretto il festival di Wagner, è stata sì. la prima donna, ulteriore primato, a dirigere questo festival famosissimo. E, festival dove va la gente vestita dai personaggi delle opere di Wagner, quindi è presa molto seriamente come cosa. I'm not a very expert on Wagner's music because I find it very difficult, interesting but very difficult, but I am very surprised that you've been there as a main protagonist of the festival, because I think that's a wild environment. I mean, they take it very seriously, the Wagner's music, and I saw basically. È un festival e Wagner costruì il suo teatro nella sua città perché riteneva che le sue opere, la sua musica si potessero eseguire in maniera perfetta solo secondo le sue volontà. Inventò lui, cioè ideò lui l'orchestra sotto al palco, quindi che non si vedeva, praticamente un precursore del cinema. E quindi insomma, è un ambiente dove entrare non è semplice, perché sono molto integralisti e prendono la sua musica e la sua storia in maniera molto seria. Quindi il fatto che Oksana abbia diretto in quel teatro e sotto quelle condizioni rigidissime è una cosa straordinaria, secondo me. Diciamolo pure, non solo rigidissime, ma diciamo storicamente tendenzialmente molto chiuse, quindi molto poco, e ci siamo capiti, disponibili molto, alle donne che dirigono, molto diciamo. Chiuse su un ambiente di qualche secolo fa. Esatto. Sì, insomma. E Oksana, tu hai un repertorio wagneriano che riguarda tutta l'Europa. Allora tu, Ballo diceva, chissà, mi chiedeva prima Ballo, chissà che cosa ne pensa del repertorio italiano, dell'opera italiana. Okay, so you have a very wide repertoire, from Russian music to German music and obviously Italian music. And what do you think about our orchestras? It's more oriented into singing, they listen to the stage. Do you notice any difference between German or Russian or Ukrainian orchestras? So I'm very happy to work in Bologna, because every time, you know, I'm international active conductor, and so every month I am conducting like four different concerts in different countries. So in Vienna, after in Geneva, after in Paris, and after a few months I am coming again to Bologna, and every time I'm so happy. Because the proper programs, the things are working very good with musicians. We can really understand us very, very good. The technical level is good, but for me, even most important thing, that they trust me from the first time I am proposing some ideas for the music, for the interpretation. And for me, it's most important thing that I have not explained everything with the text, but they are trying to read my ideas from my face, from my hands, from my eyes, and we don't lose the time to discuss, but they are just like taken from me directly, and this gives fantastic results for me, and I can really enjoy the wow, thank you. The work to work with. Yes. As a Bolognese, I am delighted by what you said. Thank you. E quindi le ho chiesto un po' se sente la differenza, perché le orchestre cambiano tantissimo da nazione a nazione. Cioè c'è la scuola tedesca, c'è. Quindi magari noi non ce ne accorgiamo particolarmente, un direttore invece assolutamente sì. Quindi lei ha detto che si trova molto bene con l'orchestra del Comunale di Bologna e che c'è un'empatia molto forte, si riescono a capire molto bene
senza perdere troppo tempo a discutere. Quindi insomma, detto but the most important thing, you know, for example, last program, Dvorak, Copland and Barber, I did in October in Geneva. It was UNO concert, United Nations concert in Geneva. And I worked for in this program for 1 week, for 5 days. And here I worked like for 2 days or two and a half. And third day it was already concert. Just 2.5 days. Oh, yes. Wow. But then, you know, this is just... In other orchestra, you can feel like a wall, you know, that you have, at first, you have to damage this wall to speak to do music, not just text, but music, for me, is most important. What is behind the score, what is behind, what composer would like to say, which colors, which ideas, which dramaturgical things, for our imagination, for our fantasy. And in other orchestra, you just at first feel like distance. And here in Bologna, from the first time, no. Forza Italia. Insomma, vabbè, qua è un po' una sviolinata, nel senso che con le altre orchestre c'è più rigidità, che poi è quello che mi avevano chiesto di chiederle, nel senso, siamo più calorosi noi italiani. La risposta più o meno è sì, nel senso che nelle altre orchestre ci vuole un pochettino per abbattere quel muro di austerità che c'è tra la partitura musicale e le emozioni che si andranno poi a trasmettere e che il direttore si mette d'accordo con l'orchestra. Mentre qui in Italia lei ha detto che c'è comunque subito una sintonia a livello emozionale con l'orchestra. But I think especially Bologna, why? Here is big tradition, very good technical level because of, you know, everybody conducting here, Gatti, Celebidache, Riccardo Chailly, Mariotti, so Tilleman, you know, a lot of very good conductors. So there is the technical level and expectation, like honor to be a good orchestra, but Italian temperament, this very warm sound, very, you know, you feel like the heart are not perfect but warm. No. Perfect is also our ambition, you know. Perfect is also our ambition, and everybody is trying to do the best. You know, this is very, very important thing. But I think that now we start from this point, that in 1 year we will be already in another point, because we will know each other. And I think that, for example, in few months I will come and it will be already, the start level will be already what we have now when we work for few days. I hope so. Yes, thank you. No, perché c'è questo... Comunque nel calore italiano c'è questo cliché che l'orchestra tedesca è perfetta e l'orchestra italiana è più calorosa, più emozionale. E invece Oksana ha detto no, anche noi saremo perfetti sempre di più. Cioè, c'è una crescita costante e nel tempo, e sono molto fiduciosa. Anche l'intenzione... La cosa altrettanto bella, e diceva proprio anche l'intenzione dei musicisti di assorbire da lei, di comprenderla dagli occhi, dallo sguardo, dalla postura. There's an exchange from you and the orchestra. Sì, esatto, c'è proprio questo scambio tra lei e i musicisti, che altrove insomma si trova un po' meno, oppure si trova dopo un lavoro di giorni e giorni. È una grande poesia. Devo dire che sentir parlare Oksana del suo lavoro, della sua passione per la musica, ma anche della connessione meravigliosa sulla direzione dell'orchestra, perché effettivamente no, insomma è un'attività che richiede passione, cuore, grandissima tecnica, e che deve essere in grado anche di tirare fuori dalla composizione, dalle note, una grande emozione che poi è travolgente per chi l'ascolta, soprattutto per i profani, cioè soprattutto per i non addetti ai lavori, che magari possono non conoscerla la musica, ma che ascoltandola si sentono pervadere, si sentono abbracciati, travolti, coinvolti dalle emozioni che
la direttrice e l'orchestra e i musicisti sono in grado di trasmettere, cioè qualcosa che va oltre, che non è solo oltre la partitura, come diceva Sam. È bellissimo, bellissimo. Beyond the score. Esatto. I can explain you because sometimes people, so I say normal people who is not musicians don't understand what is doing the conductor, you know, exactly. Because orchestra, you most know, of the people, most of the yeah, people, unfortunately, but most of the people don't understand the role of the conductor. They would say, if I take him off the scene, everything will go as well. Yes, and just to explain you what conductor is doing. So, for example, when you will take 10 painters, yes, and they are staying on the same position, looking to the same landscape or church or I don't know what, garden or mountains. And you just give the moldboard canvas and they have to do, to paint this landscape. And you will return in couple 3 hours, yes, a couple of hours. You will have 10 different pictures completely, because one will be, I don't know, like more drawing, other will be very colorful, expressionismus, another will be impressionismus, maybe very, and this is the same. This is the same what conductor is doing. We have everybody the same score, but the music sounds with every conductor in different way. Because why? Because painter is looking on the same landscape, but he is bringing on the canvas his emotion, his feeling to this landscape. Maybe just more explosion of colors or forms, or maybe it will be cubism, like more abstract, or maybe very small details. Because so the painter is trying to draw the world inside him, so through his imagination, through himself, through his spirit, soul, and imagination. And for conductor is the same. So we have, you can buy in the shop paper book, Dvorak New World. Okay, but for somebody New World is one thing. For somebody else, for this is like, you know, 100 different versions. What is New World for you? Yes, I have Beethoven's 7th Symphony on Baron Reiter, but if I conduct, it won't be the same as if you do that. Yes, because the interpretation is the thing to look on this score, but through my experience, through my imagination, through my temperament, through my emotion. And so with the orchestra, I am doing not only what Beethoven wrote, but my interpretation for this text. Or, for example, when also another example, for example, such a classical piece like Shakespeare, you know, now everything, you know, okay. And theater, yes. Yes, and your role and my role and your role will be completely another thing. But yes, we are reading the same text. Of course. Beh, partendo dal presupposto che questa me la rigiocherò, e Oksana ci spiega in maniera molto molto semplice, facendo un paragone con i pittori, cosa fa il direttore d'orchestra. Se noi prendiamo 10 pittori e gli facciamo dipingere la scena che hanno davanti agli occhi, dopo un paio d'ore avremo 10 pitture differenti. Ecco, col direttore d'orchestra è la stessa cosa, nel senso che la musica è sempre la stessa, lo spartito è quello, ma quello che viene filtrato attraverso l'elemento umano di esperienza, di emozione e di creatività è sempre un risultato differente, che è una cosa molto interessante, molto vera. Anche io ce l'ho, ce l'ho anch'io la 7ª di Beethoven a casa, però se dirigo io è diverso, molto diverso. Yes, and when we are rehearsing with orchestra, we are not just playing again and again just to have perfect notes. I am always saying, this accent has to be more painful, and this has to be dolcissimo, because this is
heaven music, you know, or angels are singing, well, try to do this terms, melody. Yes. You know, I'm always saying some imagination to the orchestra that they can immediately, I'm don't saying technical things, please more più forte or più piano. Or, sul ponte. Yes, I'm always saying some ideas for the music, for me, what is very important, per visualizzare. Esatto, visualizzare, tradurre. There's a filtering. And this is the secret why some concerts will be interesting for the public and maybe some boring for the public. Because this is most important thing. When conductor is bringing his ideas, very clear ideas to the orchestra, it becomes very, you know, when you will hear fantasy, this orchestra, yes. Fantasy, yes. When conductor has no ideas, not really, just playing. He's just a metronome. Just like a metronome. You will feel this also immediately in the concert, without words, but you will feel that music is not touching you, not touching your fantasy, your imagination, your feelings, sense. Exactly. E lei dice che utilizza molto dei termini non musicali per convogliare quello che intende fare con la musica. Quindi piuttosto che termini tecnici fortissimo sul ponte, usa dolcemente e altri esempi. Così c'è una traduzione emozionale da parte del musicista che rende viva la musica e fa la differenza in un direttore che ha a livello emozionale le idee chiare invece che un normalissimo tenitore di tempo, mi piace chiamarlo. So for me, very short, for me always is very big inspiration to go in atelier to my friend's painter, for me really. So just to see different paintings, how they are working, because for me it's the same but just with the sound. Yeah, like Debussy, he didn't like to hang out with other musicians, yes, he wanted to stay with painters. Also Mendelssohn. Was a fantastic painter, his wife too, and he was always collaborating and in friendship with others. In Villa Medici, for example, his trip for 2 years in Roma, yes, he was always with different friends. And Debussy stayed in Villa Medici, yes. And he hated it, he didn't like that. E quindi si relaziona tantissimo anche al mondo della pittura. Poi io mi sono un po' messo in mezzo e le ho detto che tanti compositori e direttori nella storia della musica si trovavano più a loro agio con pittori o scrittori che con musicisti. Quindi nel mondo della musica fatta ad arte, non prettamente esecutiva ma anche emotiva, si cerca di trovare un paragone nelle altre arti emozionalmente, diventa meno strettamente musicale la cosa. Spero di essere stato chiaro, è tutto un mio percorso. Però è così, è la connessione, sì, sì, artistica, è l'arte come linguaggio. Lei dice infatti che si nutre anche delle esperienze di altri artisti. Io l'ho detto tipo Debussy, che io sono un fanatico. Odiava andare a cena con i suoi colleghi musicisti, preferiva andare con Mallarmé a prendere un caffè a Parigi, questi incontri, insomma, preferiva relazionarsi con poeti, con pittori, quindi c'erano dei discorsi molto più ampi, chiusa parentesi. Oksana, noi ci stiamo ritrovando in questi giorni, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in una situazione che ha aperto uno scenario imprevedibile dal punto di vista geopolitico, e dal 24 di febbraio il mondo è cambiato. Dal 24 di febbraio noi non possiamo più pensare o illuderci che il nostro sarà che l'Europa abbia una storia di pace e di prosperità senza guerra o senza conflitto. E io ti ho sentita dal vivo
parlare la prima volta alla manifestazione in Piazza Maggiore. Ero lì davanti a te e sono rimasta molto colpita. Molto colpita perché pur amministrando da tanti anni, occupandomi di politica, studiando politica da tanti anni, studiando geopolitica, appassionandomi a questi temi, quello che ha fatto la differenza del tuo intervento in Piazza Maggiore è stata il punto di vista di chi conosce profondamente, ha vissuto, che respira, è nata in un paese come l'Ucraina e le relazioni conflittuali con la Russia. Una cosa che mi ha colpita moltissimo è stato quando tu hai citato di decreti di Putin che ha impedito di parlare la lingua ucraina, che ha disconosciuto la storia della letteratura, la storia dell'arte ucraina. Ed è stata una cosa che mi ha profondamente colpita perché al netto delle dinamiche politiche che possono avvenire tra gli stati, ci sono alcuni elementi che noi non conosciamo, della storia tra l'Ucraina e la Russia che noi non conosciamo, degli atti che la politica ha compiuto nei confronti del vostro popolo, di cui noi abbiamo un'idea assolutamente marginale. E noi ci stiamo trovando davanti a un momento storico potentissimo e terribile. Stiamo accogliendo qua nel nostro territorio a San Lazzaro, abbiamo avuto i primi arrivi di rifugiati ucraini, tutte donne e bambini, nella stragrande maggioranza donne e bambini. E devo dirti, Oksana, che è stata credo l'esperienza più traumatica per me in tutti questi anni. Pensavo di aver visto molte cose durante la pandemia e invece non ero assolutamente pronta umanamente a vedere quello che ho visto, i bambini che scappano dalla guerra e le donne, le madri che cercano di metterli in salvo e il dramma di avere i propri compagni, l'amore della propria vita che sta continuando a combattere nel proprio paese. Io vorrei chiedere a te che cosa sta accadendo adesso in Ucraina. Noi abbiamo immagini terribili e devastanti. Ti vorrei chiedere se tu hai una qualche fiducia nel potere della diplomazia e dei negoziati, perché secondo te siamo arrivati a questo punto e dove pensi che, cosa speri? Non ti voglio chiedere dove pensi che arriveremo, ti voglio chiedere cosa speri. Grazie. So yes, now is yes, very dramatic, very tragic time for us. You know that we are fighting very, very, very hard. We are fighting alone, and now we feel that we have to fight to protect not only our country, not only Ukraine, but we are really fighting also for democracy and also for humanity, also in Europa and in the whole world. And you know, only when you see the size of Russia and size Ukraine that you compare this. And Putin said next day, 2 days, I am in Kyiv and everything will be my territory, my country. And now it's already 10th day. And how our folk now, how our land is now united, everybody is working for this. And for me it was very touching. Next day after our concert in also Piazza Maggiore demonstration and my concert, next day in the morning, I called my parents and I said, I have the possibility to bring you now to Germany or, I don't know, to Bologna, to Italy. And my father just looked to me and said, I will never. He is doing concert, patriotic concert for the soldiers with his chorus. He is working to help to support army. My brother is working to build the protection against panzer. You know this from the crosses. Exactly. Yes, yes. We had bombs also in Brody, also in my hometown. I was very shocked about this. My mother is hidden in cellar in our garden. You know, it's very dramatic, but everybody feel this is a big responsibility to our home country. We cannot
we cannot just go out, we cannot just leave this. And I feel this same, you know, I have to fight too, but not there with soldiers, together with soldiers, but I have to fight to be here and just to say about what you said, about the story of my country, about the arts. I have to help young people. Now I am trying to evacuate a lot of young musicians to give the possibility for the new future, to contact Berliner Philharmonica, Munich Philharmonica, Dresden Philharmonic, to bring there in music academies. Because I know that this is the idea of Putin, to make us, to kill, to make us like annihilate, shut up. Annihilate. So I also have to keep going, you know, to be on stage and to help for everybody. That's very touching, yeah. Insomma, è difficilissimo, capitemi, tradurre queste parole molto, molto forti da parte di Oksana, che dice che tutto il popolo ucraino si sente una grossa responsabilità di contrastare quello che sta succedendo, oltre al fattore di guerra, ma anche per un fattore ideologico e di lotta per la democrazia. Ha avuto la possibilità di far venire i suoi genitori a Bologna, in Europa comunque, e loro si sono rifiutati perché hanno detto: il nostro posto è qua. Il suo papà continua a condurre dei cori per l'esercito, comunque fa attività di intrattenimento, eppure sua mamma, quindi una lotta su tutti i fronti, anche da parte sua, che si sta operando per raccogliere fondi, per portare musicisti dalla sua patria all'Europa. Quindi è un far fronte e stare a testa alta di fronte a quello che sta succedendo, all'arroganza alla quale stiamo tutti testimoniando. Questo desiderio da parte della grande patria di annullare il popolo ucraino, e il popolo ucraino si è unito per fare fronte a questa cosa e dire di no a lettere maiuscole, quindi insomma, e lo stanno facendo anche in autonomia, perché in questo momento si stanno facendo da soli di base. So for example, also in my home in Lviv, in Lemberg, there are now people, one pregnant woman from Kharkiv with her husband, they are refugees from Kharkiv to West Ukraine. By my parents in my home also there are new families from the cities where everything was destroyed. And now the moment of solidarity is very touching. For example, the colleagues of Odessa Opera Theater, ballet dancer, you know, from the orchestra, they are fighting now as soldiers. And this moment that this is like everybody is really like ready to die but don't lose the honor, you know. This for me is incredible to see now, because when I'm conducting like Don Carlos Verdi or something, really heroical stuff, you know, you had this in the music, but now, you know, for our modern society, everybody becomes very egoistic, very comfortable for myself and everything. And now in Ukraine it's really incredible, because people are going against Panzer with naked hands just to stop this, just to say, don't kill us, we are on our nostra paese, you know, this is our home, this is our country, and we love our country. E quindi ci sta testimoniando del coraggio e del modo in cui stanno affrontando questi eventi, che sono ha detto che stanno le città che vengono distrutte, la gente si muove, viene ospitata nelle altre città, donne incinte, bambini, quindi c'è un lavoro di solidarietà molto importante. L'orchestra di Odessa stanno combattendo, cioè si sono autoarruolati, quindi
anche il corpo di ballo, e si sono arruolati nell'esercito, quindi c'è un lavoro di solidarietà da parte del 100% della popolazione ucraina che sta combattendo e si sta mettendo a mani nude contro i panzer russi. Poi ha fatto un paragone con l'opera di Verdi, che quando lei la il Don Carlo, esatto, molto, che sono molto patriottiche, però la riportano un pochettino a quello che sta succedendo, ma le fanno anche pensare che viviamo in una società abbastanza egoistica da questo lato, e quello che sta succedendo, il comportamento del suo popolo è anche abbastanza inusuale, è molto, molto forte la presa di posizione che c'è stata. Sì, lei diceva, mi ha colpita questa cosa, cioè noi studiamo delle opere in cui il coraggio, sì, il esatto, patriottismo, la Tosca, esatto, in cui c'è questa Aida, muoiono da soli, chiusi, per in cui c'è questo eroismo, no? E lei diceva, sai, noi lo studiamo, lo riproduciamo, lo suoniamo, eccetera, e però pensi, in fondo questo è un mondo che progressivamente è diventato sempre un po' più egoista, un po' più, esatto, sì, anche meno, più individualista, che sta nella comfort zone, eccetera, invece vedere questi artisti, tutto il paese in generale, ma anche questi artisti, il corpo di ballo, che magari avrebbero anche delle possibilità di spostarsi, di andarsene, che invece stanno lì e che a testa alta per orgoglio, ma non è soltanto una questione di orgoglio di popolo, è che loro stanno facendo una resistenza per la libertà e per la democrazia, perché c'è questo... perché è in gioco in questo momento, e io sono profondamente grata alla resistenza del popolo ucraino, lo devo dire, perché in gioco c'è una diversa idea di mondo, c'è un sistema democratico con tutti i suoi limiti, con tutte le sue debolezze, tutto, perché, ma che dice continuiamo a essere liberi. E c'è un'altra visione di mondo che quella democrazia non la riconosce, la disconosce, e quando parlo dei limiti della democrazia intendo i limiti della democrazia nel senso come le fragilità, le debolezze, le contraddizioni che albergano nella democrazia di tutto l'Occidente, dell'Europa, eccetera, e però c'è un'altra visione di mondo che quella democrazia non la riconosce, la disconosce, e che ha un'altra gerarchia di valori e di priorità. Imperialistica e dittatura, sì. No, esatto. E che la democrazia la simula anche, ci fa credere che... No, you know, from yesterday in Russia there is no more Facebook, no more. Yeah, no Twitter, yes. Closed. They cancel. Because Russian propaganda say there is no war, yes. And because of many friends, international friends, people can see in Russia every video and photos, and they closed Facebook because of connection. But also too, there is forbidden for Russian people, also officially for Russian artists, is forbidden from cultural ministry of Russian Federation to give any comments against war. When you do this, you have to, you will become consequences, and now officially you becomes 15 years prison for Russian comments. Russian people are paying a lot for this war too. Yes, but I will say a little bit another, they have also a responsibility for this, that Putin as dictator is about 20 years and now he lost control completely. Comunque diceva che anche in Russia hanno bloccato ogni tipo di media, di mezzo di comunicazione, soprattutto i social media come Facebook e Twitter, perché a detta loro la guerra non sta accadendo. E da parte del Ministero della Cultura anche c'è il veto di esprimere ogni tipo di parere. Quindi insomma... E che chi esprime un parere sulla guerra ha al momento 15 anni di carcere. Rischia, che poi non rischia, si fa 15 anni di carcere.
Oksana, noi siamo onorati e grati di averti avuto qui a San Lazzaro. Sappi che noi, come la nonna, nella nostra piccola comunità di 33.000 persone, stiamo facendo di tutto per ospitare al meglio i rifugiati. E abbiamo fatto questa mattina una passeggiata con le mamme e i bambini che sono arrivati, abbiamo mostrato loro la nostra città, dove sono le scuole, li abbiamo portati qui e qui abbiamo fatto corsi e giochi insieme ai bambini, e lunedì avremo i bambini che inizieranno subito la scuola, quindi stiamo cercando di fare del nostro meglio per far sentire a casa la comunità ucraina che sta scappando dalla guerra e che cerca rifugio. Noi cerchiamo di essere all'altezza. Grazie, grazie mille. Because you asked me about my dream. So I have one very big dream, that in Ukraine will be peace again, of course, and that I can you invite from Bologna to Lviv or to visit Odessa, every beautiful cities. Also, we had a wonderful festival, Mozart Festival, what I said, because the son of Mozart worked in Ukraine for 30 years. But also I have one big dream to make the concert with your orchestra of Ukraine in Bologna, like open air for many, many thousand people, and to make us feel again this solidarity and this friendship and this Bruderschaft, brothers, like brotherhood, what Beethoven wrote in his ninth symphony, that we can really do fantastic projects, and that you can also feel, because you know, in Italian, you know many Ukrainian peoples, because many are working here or are married maybe, but that you can also see us like as an artist, and also that we can share our beautiful countries, because Ukrainian people and Italian people are very similar because of very beautiful language, because of love to sing, for example, because Italian also are singing everywhere, also like us, and also the kitchen is very, sometimes I am saying also about some recipes, ah, this is like in Ukrainian vareniki, or your every typical pasta or something, and I just my biggest dream is that we can live in another time, in our, we can love our beautiful countries, and we can share our cultures and just be happy with each other. So thank you, Bologna, because now, you know, for me it's very dramatical situation, also for Natalia, my assistant, she's here, we cannot go home, you know, I just see in night, in dreams, my home, but I cannot go home. And this was... So, ninth symphony this summer with the youth orchestra. Yes, yes. Okay, agreed? Okay. Okay. At the Giardini Margherita, come on. We have just called the synagogue Bologna. Yes. No, so let's make everything happened, because it's really, for me, the moment that I can feel in Italy, and especially in Bologna, like among my friends, among my family, and thank you very much. I hope to thank you with my concert, and that we can really stay many, many, many years also together here in Bologna and everywhere around the world. Thank you very much. Thank you.